Tra l'VIII e il VII secolo avanti Cristo e si sviluppa a partire dal XII secolo con il nome di Montefortino. Per quasi tutto il Settecento venne chiamato il paese dei briganti e forse c'era qualcosa di vero in questa definizione. Fu per questo che, intorno al 1873, si decise di chiamarlo con il nome attuale. E in effetti, vista da lontano, ancora oggi Artena appare come un nido di sparvieri. La caratteristica più bella e suggestiva del paese è il borgo antico, è fatto di vicoli, vie, viuzze e stradine, tutte a gradoni selciati. Il borgo è famoso per le sue bellezze architettoniche, ma soprattutto per essere l'isola non carrozzabile più grande d'Europa. Qui, infatti, si può camminare solo a piedi o a dorso di mulo. E ancora oggi gli approvvigionamenti nel centro storico si fanno così. L'insolito e suggestivo paesaggio di Artena negli anni passati ha fatto da cornice scenografica ad alcuni film, come Romeo e Giulietta di Zeffirelli. Vengo subito! Caro Montecchi, non tradirmi! Giulietta! Resta ancora un momento, torno subito! Allora? È tardi, su! Anche Pasquale Squittieri scelse il vecchio borgo per girare Il prefetto di ferro nel 1977. E un'altra curiosità, la bravissima Gianna Nannini ha scelto l'antico Montefortino per girare una sua videoclip. Lontano da traffico e smog, a piedi o a dorso di mulo, una passeggiata fra i vicoli di Artena è un salto indietro nel tempo, soprattutto in occasione della festa di Montefortino, oggi alla sua 20ª edizione, che come sempre si svolge a cavallo fra l'ultima settimana d'agosto e il primo weekend di settembre. In questi giorni, i vicoli dell'antica Montefortino fanno da sfondo a moltissime iniziative. Le cantine sono aperte per degustare i prodotti locali e un ottimo vino, fra mostre fotografiche e concerti di musica contemporanea, pop o jazz, e tradizioni folcloristiche.